Sport ha un problema visivo come miopia, astigmatismo o ipermetropia, deve trovare una soluzione per poter giocare al meglio, perché la vista deve essere perfetta. In alternativa agli occhiali, che possono essere veramente scomodi, la maggior parte dei bambini e dei ragazzi opta per le lenti a contatto. Lo fanno anche molti atleti professionisti, perché le lenti a contatto offrono molti vantaggi, oltre alla maggior praticità rispetto all'occhiale, che comunque mentre corri ti dà fastidio, potrebbe cadere, eccetera. Le lenti a contatto seguono perfettamente la curvatura dell'occhio e sono quindi in grado di dare o far ottenere a chi le indossa un campo visivo completo, cosa che gli occhiali non riescono a fare. Ne parliamo oggi con il professor Luciano Quaranta, un oculista, già docente di malattie dell'apparato visivo all'Università di Pavia e responsabile del centro glaucoma dell'Istituto Clinico Sant'Anna di Brescia. Bentornato professor Quaranta. Buonasera, dottoressa. Allora, parliamo stavolta, in una puntata precedente abbiamo parlato di occhiali da vista. Ora ci focalizziamo sull'alternativa a cui lei faceva cenno, cioè le lenti a contatto. Quali sono i vantaggi per chi gioca a calcio di indossare le lenti a contatto anziché l'occhiale? La lente a contatto permette, questo nei vari vizi refrattivi, sia il mio che l'ipermetro, che l'astigmatico, una visione ottimale, in quanto rende l'immagine più verosimile alla realtà, quindi non rimpicciolisce l'immagine e fornisce al soggetto un'immagine reale. Il grosso vantaggio della lente a contatto è la facilità, uno, di utilizzo e due, il miglioramento della capacità visiva sia centrale che periferica. Quindi la lente a contatto, se possibile, è molto spesso da preferire all'occhiale, soprattutto in età direi adolescenziale, in quanto permette una buona visione, evita eventualmente il trauma della rottura dell'occhiale, che sebbene con occhiali idonei è sempre possibile, e permette una visione laterale ottimale e quindi una performance dell'atleta sicuramente migliore rispetto a quella che fornisce l'occhiale. Ciò non toglie che comunque in questi casi possa essere indicato se il soggetto ha una struttura oculare particolare o particolarmente delicata, l'utilizzo, oltre alla lente a contatto, di un occhiale protettivo proprio per evitare i traumi legati al contatto o con altri giocatori oppure con la palla, se si tratta appunto del calcio o di altri giochi o di altri sport con la palla. Senta professore, ma diciamo che in commercio si trovano tanti tipi di lenti a contatto, no? Le rigide, le semirigide, le usa e getta, le mensili. Quali sono quelle più adatte per chi pratica sport? Ma oggi come oggi le lenti, come lei accennava, le semirigide, chiamate anche gas permeabili, sono lenti di costruzione dedicate a particolari vizi refrattivi. Quindi o miopie molto elevate, o astigmatismo elevato, o altre patologie oculari. Nella maggior parte dei casi vengono utilizzate lenti a contatto morbide e il mio suggerimento è di utilizzare lenti a contatto morbide, usa e getta. Nel caso dello sportivo è molto indicato la lente usa e getta, le cosiddette lenti disposable, soprattutto giornaliere. Questi perché garantiscono un'ottimale sterilità del prodotto, l'utilizzo nella pratica sportiva, e se vuole il soggetto può utilizzare lenti a contatto solo nella pratica sportiva ed eventualmente successivamente utilizzare gli occhiali. Quindi suggerirei sempre una lente a contatto morbida, questo chiaramente se è possibile, usa e getta, giornaliera. Perfetto. Un'ultima domanda, considerando che stiamo parlando di bambini o di adolescenti, maschi, femmine, anche perché c'è anche il calcio femminile, che però insomma mi immagino non sono proprio dei campioni di attenzione alle regole igieniche. Allora, se si sceglie di indossare le lentine a contatto, ci ricorda un po' le regole di utilizzo per evitare il rischio di infezioni nell'occhio? Certo, io quando vedo giovani pazienti che vengono da me a farsi visitare, li responsabilizzo, nel senso, attenzione, dico, quello che non fate oggi potreste ritorcersi contro di voi. Quindi fondamentale l'igiene delle mani, quindi prima di utilizzare lenti a contatto pulirsi adeguatamente le mani,
e, quando possibile, detergersi la superficie oculare con dei sostituti lacrimali che servono a mantenere più in salute la superficie oculare e quindi evitare le micro alterazioni della superficie che possono dare strada a batteri o a patogeni in genere a penetrare e a dare infezioni. Quindi il lavaggio delle mani è fondamentale e anche per questo motivo suggerivo l'utilizzo di lenti a contatto giornaliere usa e getta, proprio per evitare il sovrauso della lente a contatto e la possibilità di proliferazioni batteriche sulle lenti che possono indurre o altri saprofiti che possono indurre infezioni a livello corneale. Anche perché ho visto fare delle cose negli spogliatoi veramente terribili. Ai limiti. La famosa lente a contatto in bocca, questa, ecco. Si è vista fare più di una volta, anche se però le devo dire che se non è così grave. No, se è soggetto a digiuno non è così grave, perché comunque la saliva ha una forte carica antibatterica, quindi meglio quella che magari le lenti appoggiate nel lavandino, ecco. Non pulitissimo, con dell'acqua corrente. Va bene, comunque diciamo... Però non facciamo passare questo messaggio. Esatto, sì. Diciamo, abbiamo ricordato come dovrebbe essere l'igiene per chi utilizza le lentine, in realtà per tutti, non soltanto per i ragazzi che fanno calcio. Grazie anche per questi suggerimenti. Alla prossima. Grazie, dottoressa.